Allora, tu ti chiami Sir Rodman. Io spero. Sir Rodman, quindi Gesù... sarà anglofono. Credo che sia un cavaliere, cioè la regina Elisabetta in persona l'ha fatto cavaliere del rap e British. Cavaliere del rap Sir Rodman. Io ho letto un pezzettino di testo, la canzone ancora non l'ho sentita. Senti il gatto che si lamenta. Sì, anche cosa. Lui. Io spero a Gesù Cristo. Io sono che completamente... tu abbia visto prima quello che facciamo noi quando una cosa è merda. Io sono completamente ignaro, ma queste premesse non mi fanno supporre nulla. Lunedì sera, ore 19:30. Chissà se ci sono riuscito a montarlo, se no lo chissà vedete. Chissà se sigla! Ma chi è questo? Favij? No, Victor Hugo Nico. Ah, bene, Victor Hugo me. Allora, eccolo. Questo si chiama Sir Rodman. Gnagna. Sir. La gnagna. Allora, la gnagna dovrebbe essere la fregna a casa mia. Casa mia la gnagna. La fregna. Quindi, perché per ora... tu chiami la canzone rap gnagna? Beh, perché ti puoi chiamare Tiger Fregna? Vabbè, ma quelli sono chiaramente satiro politici. Anche questo, prodotto wow, wavel, wow, quavo, prodotto del quavo. Prodotto da quavo. Sir Rodman, gnagna. Ecco. Gnagna. Oh, bello, bello Pac-Man. Barista che ti dà uno schiaffo ti gira sei volte. Penso che sia lui Sir Rodman. Se è lui o il mio amico proprio. No, è lui. Lui si inginocchia per servirlo perché è Sir, vedi? Ah, ho capito. Mamma mia, che faccia da coglione. Bella quella però sei carina. Ho più swag di una bitch. Quando passiamo lui è Erna sbagliato. Il video è interessante, eh? Sì, quello. Erna è uscito male, che non ha capito come rappare. Sì. Allora. Vabbè, c'è un problema male. Vabbè, però guarda le grafiche. Il video è fantastico, ragazzi. Il video è fantastico. Le grafiche. Tua cagna Labrador, il mio motto, non lo so, faccio. Mamma mia. Ma lui non è neanche male, è una merda però la roba che fa. Bella. Ah, ma una diversa ogni notte lui, eh? Certo. Guardalo. Vabbè, la canzone simpatica ha rotto i coglioni, eh. Ah, l'ha sgamato. Ah, è passato al furri. Ah, questo dice la scherza. Oh, esatto. Esatto. Questa canzone è una merda, ma il video è geniale. Bye. Adesso ci dice che è tutto lo scherzo. Speriamo con la mini e la macchina proprio da stronzi ritardati. Aspetta, è vera questa? Chi è la fregna vera? No, non suona. Credo che sia il beatmaker. Vabbè, festa. Air comico. Diretto by Pietro Lungarini e Lorenzo Manca. Lorenzo Manca e Pietro Lungarini, avete fatto un lavoro della Madonna, avete salvato in corner una canzone che è una pena. Magari potete fare un lavoro così bello per qualcuno che se lo merita e non per una canzone così di merda. Magari, adesso io in questo ultimo momento ti mando... No, non farmi leggere il testo, non farmi leggere il testo simpatico sulla figa. E si scopre che è passato dal silicone al furry. Sai quei furri? Sì. Cioè il testo è solo due strofe e io ne ho percepite 14, talmente era. Ho più swag di una witch. Quando parto sono Patrick Schick. Chi è Patrick Schick? Non me ne frega un cazzo. Benissimo. Boy, siamo la droga dei beat. Vabbè, non sai neanche scrivere il testo, hai scritto attaccato, siamola. Siamola. La tua gnagna ci chiama weed. Sai che fuma dal nostro cacchio. Oh madonna, sono più birbante. Le do schiaffi sulle chiappe. Arrossisce sulle guance. Al tuo odio ci penso dopo. Allora io secondo me questo ha presentato la canzone al videomaker. Ha detto guarda, questa canzone è una merda. È talmente una merda che se facciamo, senti a me, lo facciamo trash il video. Facciamolo così che... almeno sembra che sei trash anche tu. Così sembra che è fatta apposta. Ma no, ma guarda, io ci tengo, questo è uno dei miei testi migliori che ho scritto. Avrà detto lui, perché se decidi di fare un video sulla lui canzone... Lui questo l'ha presentato anche all'Accademia dei Cacci. Sì? E l'hanno rifiutato anche lì. All'Accademia del Cacci ha detto, purtroppo guardi. Guardi, ancora, non siamo ancora pronti, l'Italia non è pronta alla sua a questo approccio. Fumo silver, poi si bagna, mi ha baciato Gesù Cristo, puoi chiamarmi Capognagna. Al tuo odio ci penso dopo. A tua troia ci penso dopo. Bene. A fare i soldi ci penso adesso. Bene. A tutto il resto ci penso dopo. You know uomo, tu è diventato mondo marcio. Vorrei, you know uomo, vorrei. Ci prendiamo la tua pussy. Tagliatevi. Prendiamo tua sorella, il tuo cane, Cesena nel posto.
sua sorella è il tuo cane. Per quello che poi è passato al suo, ti ho detto. Allora, andate tutti con un bel hashtag grosso così sotto il video di Sir Rodman a scrivere ti sinculi cani. Non incularti i cani, potete empa. Hashtag empa, video segnalato all'empa ti inculi i cani, cino zoofilo. Hashtag zoofilo. Ma tu zoofilia. Pezzo di merda. Zoofilia. Che mi chiedi di recensirti questa roba? Perché mi vuoi fare ammalare di cancro e somatizzare questa merda? Io spero. Scopati i cani e non romper cazzo a me. Tutto quello che mi viene addosso, io spero che venga tua madre. Quella cagna. Bau, Labrador. Ma ti rendi conto? Ma perché cazzo mi hai scritto? Ma però gli insulti diretti se l'ha detto che non si facevano più. Ma questo paga per essere insultato. Questo paga per essere insultato. Senti, ti do il mio numero privato. Clip for sale. Clip for sale. No, vabbè, il beat era carino. Il video ci ha fatto scassare. Il beat era una lui merda. Recita dai, bene. Cazzate, no, lui recita bene. Lui è simpatico. Sono due le chiavi di lettura. La chiave di lettura che lui è simpatico. Ha se fatto tu il hai fatto il video simpatico perché la canzone è di base simpatica, ti posso dire è carina, è piace. I registi sono bravi. Il registi sono bravi. Ha fatto le cose che piacciono a noi. Lui ha fatto le cose belle, ha recitato bene, simpatico. Sì, se ti avanza una bamba gonfiabile, allora l'indirizzo è quello. Dov'è? Quella. Ciao! Io volevo dire l'altra chiave di lettura. Cioè, guarda, chiudiamola qua. Grazie a Dio.